Si parla dell'ampliamento dei criteri disponibili, quindi dei posti disponibili per le immatricolazioni nel corso di laurea in medicina. Quest'anno offriamo la possibilità a 180 studenti di immatricolarsi nel nostro corso di studio, un vero e proprio raddoppio, che per noi è estremamente significativo. Raddoppiare i numeri significa attraversare un processo complesso di accreditamento, significa dimostrare la capienza delle nostre strutture, assumere nuovo personale, quindi è un impegno, uno sforzo estremamente significativo per il bilancio dell'Ateneo e anche per la nostra capacità organizzativa, per la tecnostruttura che dovrà sostenere questi investimenti. E quindi io voglio innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che hanno reso possibile questo traguardo, che sono i colleghi che sono seduti qui oggi con me, ma anche il professor Margaglione, e devo dire un ringraziamento anche alla governance precedente, perché oggi ci troviamo nelle condizioni di poter aprire nuovi corsi, perché abbiamo un bilancio in ordine, perché sono stati fatti gli investimenti corretti e perché si è siglato un accordo con la Regione che negli anni scorsi, per potenziare le scuole di specializzazione, ha permesso l'assunzione di numerosi docenti proprio di area medica. Quindi sta mettendo in atto per sostenere questa strategia di ampliamento, che insomma è una strategia significativa. Anche l'abilitazione contestuale. Questo ha comportato un impegno enorme della facoltà e di tutto l'Ateneo. Quindi ringrazio tutti coloro che l'hanno profuso e penso che potremo fornire anche ai 180 ragazzi un'altrettanta formazione valida. Grazie. Vedo la grande soddisfazione di tutti quanti i colleghi per questo riconoscimento alla nostra giovane università. Ci piace ancora chiamarla giovane, ci sentiamo giovani non nel senso dell'inesperienza, ma nel senso dell'entusiasmo che mettiamo in tutte le cose che stiamo cercando di fare. È una nuova sfida e riconoscimento a quello che è stato fatto in questi anni, e ovviamente nuovi medici si affacciano sul nostro scenario. Abbiamo imparato in questi anni, in questi mesi, quanto siano necessari medici ben formati. Abbiamo bisogno di dare a questi medici, oltre che la formazione con il corso di laurea, anche una formazione specialistica. E anche in quest'ottica noi continueremo l'impegno profuso in questi ultimi anni per aumentare il numero delle scuole di specializzazione, i posti di specializzazione, perché dobbiamo formare non soltanto medici, ma dobbiamo formare specialisti, perché è di specialisti soprattutto che abbiamo bisogno sul territorio. Quindi consentitemi davvero di condividere la grande soddisfazione di tutto il nostro Ateneo per questo eccellente risultato conseguito, che è un risultato di quantità ma che segue la tanta qualità che negli anni abbiamo messo in campo con tanti sacrifici e tanto impegno. E quindi sicuramente il nostro benvenuto a tutti questi ragazzi, che daranno ulteriore entusiasmo, ulteriore linfa alla nostra università, e l'impegno è quello di farne dei buoni medici e degli ottimi specialisti. Professioni sanitarie, e magari, questo è il nostro obiettivo e un sogno, aprire anche nella BAT un corso di laurea in medicina. Questo è il generale delle donne, naturalmente d'intesa anche con la direzione generale del nostro policlinico, perché è un sistema che si mette in atto per dare rischio a un docente. Stiamo per avviare le procedure per reclutare due docenti complessivamente su cardiochirurgia, il che ci permetterà di essere nelle condizioni di risorse umane e infrastrutturali, ma di questo ne parla tra un attimo il direttore generale D'Attoli, di chiedere l'attivazione della scuola di specializzazione in cardiochirurgia. Quindi il progetto è, nell'arco di un anno, mettere in servizio due docenti di cardiochirurgia, procedere con gli investimenti infrastrutturali che si stanno realizzando per giungere ad essere nelle condizioni di sottoporci ad un processo di accreditamento anche per la scuola di specializzazione in cardiochirurgia, che in questo momento indossa il giubbotto, lascia il telefono, indossa il casco, rispetta il codice della strada, usa il campanello, rispetta la segnaletica,
segui il tuo senso di marcia. Massima attenzione agli altri mezzi. Non trasportare altre persone o animali. La bicicletta, usala in sicurezza, rispetta le regole.